e testimoni andate a chiamare. Ma voi siete figlia del primo o del secondo marito? Ero primo marito, c'è stavara di letto. Io posso sapere sentire, un letto sempre uno, è stato. Avevo 40 anni che avevo mangiato, avevo sempre più letto. E voilà. C'è Berto di Donia. E voilà. Vado a lavare tutti i capelli. In rete del suo sono tutti a vita, perché io nasci con vecchio quartiere di Catania. Ho tutti i gravi, ma ven a dire un partito della civiltà. La civiltà eccellenza. La vecchia non c'è te, ma faccio un paio. E chi te cacci sta, la nuova più cavia. Ci stavo la vantaggio. Arrivava un conciato grosso,
se abbia fatto la strada di corsa senza che ce ne fosse bisogno. Ma la gara di sapere quello che l'amico le doveva raccontare era come un vento che si la trascinava. Rippa non la fece accomodare in salotto, si la portava in camera da letto e chiudeva la porta. Ah già, Mariannino fremeva, doveva trattarsi proprio di un grandissimo segreto se Filippa si spaventava accossettando. Allora, Gin da sogno. Sì, e quando? Quando l'hai saputo? Ieri sogno un gin da di 2 mesi. E perché tutto sto segreto, tutto sto mistero? Ora te lo conto. Perché mio marito Stefano aveva necessità assoluta di avere un figlio, perché suo padre lasciava un testamento ai suoi 2 figli che spartevano un'eredità che è grossa. A sti 2 figli, a Iggio e a suo frate Martino. Ma una condizione, che sapevano ammardare tutto lui e che venne a dire tutti due almeno un figlio entro i primi 4 anni del matrimonio. Ma se non la parte di Tito che non aveva figlie passava alle povere orfanelle. Ora, mentre Martino era a posto perché c'aveva la moglie e 2 figli, Stefano rischiava di perdere ogni cosa. Perciò venne a Roma a farmi visitare dei specialisti bravi. E risultavo che gli era detto Stefano, mio marito, che non poteva avere figlie. Ma scusa, c'è resti Mariannina. Ma se tuo marito Stefano non può avere figlie, e tu come facesti, come hai fatto? Come ho fatto? Ma perché tu non sai come si fa, tua madre non ti disse niente. Mio marito Stefano, tornato a Berata, mi dava suo frate a cena, senza figli e senza moglie, solo, e ci contavo, ci preferivo papale, tutto quello che i medici di Roma ci avevano detto, e aggiungevo magari che non aveva nessuna intenzione di perdere l'eredità. Suo frate Martino se ne stesse a lungo muto in silenzio pensandoci. E poi disse una cosa che aiuto subito. Non l'ha capito. Qua non c'è altra soluzione che la seconda canna. Ma chi è sta la seconda canna? Un fucile di caccia? Avevo canna, no? E se non picchio un colpo sparato dalla prima canna, ha bisogno per forza di necessità sparare un altro colpo con la seconda canna. Ma scusa, ci resse Mariannina, giù tipo particolare di fucili nelle canne solari, perciò per poter sparare lo secondo colpo e bisogna per forza usare un altro diverso fucile. Appunto, invece voleva tranquilla come una madonnata di sole. Mariannina, un giorno, e tu? Tu? Perché mangi tutto? Mangi!
ti facesti sparare di una gamba di un altro fucile? E a cui apparteneva questo fucile? A Martino, soprano. E tuo marito fu d'accordo? Certo. E tu? D'accordissimo! Ma non lo sai quanto è comodo poterci stampare i corna o proprio marito, come permesso so. E senti, e dimmi una cosa. Spiao, Mariannina. E ti picchiamo un colpo solo? No, per la verità dei colpi me ne sparavo assai. A mezzo mese, no, periodo più giusto, per sei siri consecutivi sfagandavo la cartocciera. A così tanto giusto per essere sicuro che la cosa arrenisceva. Ora tu a Martino non ci dassi manco mezza lira per lui. Fare un impiegatuzzo, no? Che pensa solo all'ufficio e a pratica con la moglie solo un sabato per fare le doveri sommerci. Una resistenza, una tenerezza, una forza, una fantasia, non mi ci fare pensare. E senti una cosa, Filippa. Ci resse Mariannina. Se come io e mio marito Antonio figli non avevo, va. Puta caso che riesce a convincere mio marito a farsi visitare di questi medici bravi di Roma, risultasse nella stessa situazione di tuo marito Stefano, tu ti potresti mettere una buona parola qua con tuo cognato Martino? Anzi da parlare, mamma, qui schizzo! Se tu hai del bisogno te la chiedi a trovare tu un fucile buono. Ma è un mucecco che Antonio non ha i frati. Ma se la cerca che sempre si trovano. Ma tu a mattino tu scotti. Tutta zero. Mariannino ci venne un sospetto. Oh, ma non mi dire che Martino ti spara ancora qualche colpo a stagione di caccia chiusa. E a via che ti ricaga da botte. Ma fino a quando un fucile spara a caccia sembra petta. Annotto, c'è ogni sazzo, faccio di tutto.
fortuna sto con te. Conto di condanne, scrivo lì ce la fa bene. La tua scuola a ranne, è peccerita. Qualche volta, adesso no, magari, qualche causa, dovratore, non credente la miserabile. Quando mi ha dato le palanche, due uova, un piatto di sardo, pare che mi ha arricchito. Faccio la voce grossa, parlo. E la gamba d'India e sparo un presidente, sparo la palla di come fuoco, la fanno arrestare tutti a bocca aperta. Ma passo la vita stringendomi la cinta e faccio un pane schifo. A quando là, con l'uccello, la sarda salata. La scienza parla di brodo di consumato, di mattina me. Avvenuta al lavatoio pubblico tra Giovanni Masillara e Natale Fraschinella. Che ne so, uno di tutta Svizzera, sì. Leggo e ce lo racconto succintamente con pochi vocaboli senza preaboli. Quel giorno, mente per mente, mi stavo seviziando la via Gazzometro. Mi trovavo di servizio nella via Gazzometro, la quale, dopo averla pedinata per lungo e per largo, mi aveva posto di piantagione sotto un lampione, quando ho udito un lieve rumore di rissa donnesca. Corpo di Dionisio Tiranno di Siracusa, mi avvicino nel luogo emanatore dei gridi, e che ti vedo? Due donne se ne... e poi quella se ne parla con sulla pelle, ci esce la cosa, poi no, ci esce la cosa, sa, quel manicolto. Senza obbedire, spescia una perpendicolare in direzione dello stomaco, lasciando un bicchiaio pulire, un bicchiaio di coppa, da pignata, da pasola, tutto attornato. Come mangiai a ieri, faccio troppa fame, che avevo che sindrome allormante sono. Che lingua sporca, capite? Ma la verità,
Hai sogno che mi riuscite con tutto sto mistero? Perché c'è un soffoviccio. Don Procopio, ma che state dicendo? Piuttosto dicetemi se vi sentite dolori forti. Mi leggo catechismo. Auguri, non c'è, però stammi tutti perché Don Procopio mi rimprovera. Senti, di venire qua. Cai, sta arrivando. Miei cari scuole, diavole sei secco che Adamo si annoiava moltissimo, solo come un cane. Allora si fece accattare bello mazzo di carte e campava facendo il solitario. Ma mentre faceva il solitario e si lanciava delle spadiglie che cadevano, ma Eva era curiosa tanto. Non mi figura di disabitire questo albero del frutto proibito e si mio sotto l'albero d'uomo. Eva guardava e il cane ci faceva micchi, ma non aveva il coraggio di stendere la mano perché si scandava troppo del Padre Eterno. Quando a un certo punto ci fu un animale che era tutto intorciugliato nello zucco rotolo. Ospedale!